Buon pomeriggio cari amiche e cari amici, buon Ferragosto a tutti. La location è una location marina, come voi potete immaginare, però anche dal mare, dalla montagna, dalla campagna, dai resort, dalle masserie, da casa. Si parla sempre volentieri e si ascolta sempre volentieri cose da Milan, mentre siete finalmente in vacanza oppure tranquilli nel salotto di casa vostra. Milan oggi riposa, ma domani si riprende. Cari amiche e cari amici, che invito sempre a iscrivervi al mio canale YouTube, ad attivare la campanella, a mettere i vostri like ai miei video e non dimenticate mai di scaricare dal link in descrizione l'applicazione numero 10. Partiamo subito con una notizia sorprendente che nessuno poteva immaginare. Musa non ci sarà contro il Bologna. Perché è infortunato? No, per fortuna, ma per una squalifica rimediata all'ultima giornata, agli ultimi minuti nel Valencia, quando giocava nel Valencia. Quindi Musa non può essere a disposizione di Stefano Pioli per la prima giornata di campionato a Bologna. Il Milan dunque a centrocampo, anche con Musa, secondo me avrebbe schierato la formazione che abbiamo visto sempre ormai da diverso tempo nelle ultime amichevoli. Quindi non credo che si andrà lontano da un Pulisic, Giroud, Leao, da un Krunic, poi ne parliamo, a destra Loftus, a sinistra Reinders, e credo proprio che Calabria, Theo, Ciao, Tomori e Maignan, che sono i cinque osservati speciali, anche se Maignan non è certo colpevole sui gol, sono quelli che ci devono far capire le ambizioni del Milan, perché sì il centrocampo, sì l'attacco, ma la difesa ci deve tranquillizzare, essere sicura, essere aggressiva sportivamente e educatamente parlando, in maniera tale da non lasciare un metro agli avversari e dar sempre l'impressione dell'irresistibilità. Ho già detto che questo è il cruccio di tutti i tifosi del Milan, che là davanti sanno che il Milan costruisce, che il Milan è sempre pericoloso, anche se sotto porta bisogna migliorare, ma abbiamo già visto un Loftus-Cheek splendido nella partita contro la formazione dell'Étoile du Sahel. Quindi anche in questo senso siamo da una parte tranquilli, dall'altra meno. Abbiamo parlato di Krunic. Lì ieri ho detto che volevo dire ieri, poi non l'ho detto, che forse è ancora più vicino a Milan, o perlomeno ancora più saldo, ecco, non vicino, saldo nel Milan, perché ho visto che il Fenerbahce si è sforzato sul mercato prendendo Fred, il giocatore dello Shakhtar, che più o meno, brasiliano Fred, più o meno gioca nel ruolo di Krunic, e quindi si pensava che Krunic ormai non fosse più nelle mire, negli obiettivi della formazione turca. Invece arrivano ancora delle notizie dalla Spagna, da un sito spagnolo ben informato, rilevo, su tutti i movimenti di mercato, e il sito dice che Krunic rimane ancora l'obiettivo del Milan, che il Fenerbahce, dopo aver speso 10 più 5, ne spenda altri 10 più 5 per Krunic è tutto da scoprire e da vedere, ma lo davo per sicuro, visto l'unica squadra che aveva come obiettivo Krunic nel Fenerbahce e aveva colmato la lacuna. Invece no, Krunic sembra che sia ancora come un obiettivo della squadra turca. Capiremo poi nel corso del mercato, ma attenzione, adesso vendere i giocatori bisogna essere ben sicuri di avere le sostituzioni, perché tu puoi dare via Krunic se arrivano i soldi veri, ma devi sapere se puoi andare da Dominguez senza problemi. Ma in questo senso il Milan mi lascia abbastanza tranquillo, nel senso che penso che abbiano sempre l'opzione B, che nel caso se ne vada l'opzione A o si perda o perda l'azione A. Quindi in questo senso sono relativamente tranquillo. Il Milan non mi sembra che si faccia sorprendere. Rimane sempre il nodo attaccante in questo momento del mercato,
Brogia, sembra che il Milan insista nel volerlo. A me lascia un attimo di dubbio, perché è un giocatore che reduce da, abbiamo visto anche i nostri giocatori reduci da problemi pesanti al ginocchio, non ci mettono un giorno a recuperare, poi sono disponibili a disposizione dell'allenatore, ma non a disposizione, scusate il gioco di parole, della grande prestazione, non sono ancora a disposizione del loro migliore livello. Ecco perché un attaccante pur giovane, del 2001, quindi a 23 poi nel 2024, un giocatore interessante, sicuramente interessante, che sarebbe la soddisfazione di tanti tifosi albanesi. In Albania ci sono tantissimi tifosi del Milan e delle squadre italiane, seguono il campionato italiano. Mi sembra che quello sarebbe certamente bello per i tifosi albanesi. Mi sembra un filino un azzardo, però se il Milan si muoverà in questo senso avrà le sue fondate ragioni. Rimane sempre Kitike, ma credo, sapete perché c'è Kitike? Secondo me per mancanza di avversari, cioè per mancanza di concorrenza, cioè per mancanza di alternative. Non si sanno che nome dare, e un Kitike non possiamo mai negarlo a nessuno. Chiaro che un giocatore potrebbe, certo, ma venire in prestito, gli ultimi giorni di mercato, se il Paris Saint-Germain lo ritiene opportuno, se vuole monetizzare Kitike 30 milioni in Milan. Il Milan o prende giocatori in prestito, i 20 o i 30 milioni, signori, dimentichiamoceli, a meno che arrivi un'offertona per Selemaker, un'offertona per Origi, un'offertona per Adli, cosa che in questo momento tenderei a escludere. Quando leggete che il Milan debba spendere i 20 e i 30, no, il Milan ha chiuso con le grandi spese dopo aver speso 120 milioni, unica squadra delle squadre normali, dei club normali, perché poi ci sono gli altri che non sono della nostra corsa, della nostra categoria, ma della categoria normale, squadra normale. Il Milan credo proprio che possa essere quella che abbia speso di più con 120 milioni. Quindi ecco perché escludo adesso i 20-30 milioni per giocatori di qualsivoglia ruolo. Il Milan andrà a cercare delle opportunità, qualche giocatore da prendere in prestito, qualche magari prestito oneroso, poi magari può costare anche 25 come, o 30 come Lukaku, ma tirati fuori adesso. Milan che ha pagato cash e tutti i giocatori senza grossi prestiti, e al massimo ci sono dei bonus, credo proprio che non li tiri fuori se non, ripeto, piccole cifre come prestiti onerosi. Quindi questa è la situazione del Milan, che finalmente vede accasarsi De Ketelaere. Abbiamo chiuso anche questa operazione, questione di ore. Aspetto la chiusura di Balloturè, ormai manca poco all'inizio del campionato tedesco, quindi credo che si accelererà, e quindi questa la situazione del mercato in questo giorno di Ferragosto. Vi ho detto un po' com'è la situazione. Ogni tanto qualcuno mi chiede ancora, ma Lukaku arriva? Ho già detto, è una suggestione di mezza estate, vediamo la situazione a fine mercato, se il Milan avrà deciso cosa fare di Colombo, se avrà ceduto Colombo. Anche lì, quando avrà ceduto, certamente in prestito, avrà prestato, per meglio dire, Colombo, e allora il Milan lì si porrà il problema. Un attaccante lo prenderà sicuro. C'è il problema di Origi da capire, e poi, ripeto, se cederà Colombo vediamo dove si muoverà, ma anche in questo caso sono sereno e tranquillo, perché certamente il Milan non parte con Giroud e Okafor. Era come partire con, anzi partirebbe peggio che nella scorsa stagione, perché nella scorsa stagione almeno sulla carta aveva Giroud, Origi, Rebic come alternative e anche Ibra in attesa che tornasse, quindi aveva, diciamo, quattro potenziali possibilità. Quest'anno, se va via Colombo, rimane Okafor e Giroud, quindi è un reparto da sicuramente rafforzare.
Ho già visto le quote solo per capire, ovviamente Inter non c'erano dubbi. L'Inter è favorita per principio. L'Inter è favorita per principio, nonostante abbia perso il portiere, nonostante abbia perso potenzialità là davanti, però è favorita a 3. Il Milan ho visto che è terzo o quarto favorito dopo Juventus e Napoli a 4,5, cioè mettendo un euro ne porti a casa 4,5, mettendo un euro per l'Inter ne porti a casa 3. Questo per farvi capire la differenza di quota. Queste sono le quote del Milan il giorno di Ferragosto. Domani ripresa degli allenamenti, ripeto, non ci sarà Musa e vedremo se Pioli verrà convinto dagli ultimi allenamenti di Chukwueze o, come penso, ha battezzato questa squadra che incomincia a trovare i ritmi giusti, l'affiatamento giusto, avendo giocato un mese, conoscendo Pioli, avventure per adesso non ne va a trovare, e sarà pronto a entrare Chukwueze sulla fascia destra, sarà pronto a entrare Okafor al posto di Leao, al posto di Giroud, sarà pronto lo stesso Colombo, ma domenica prossima secondo me, o meglio lunedì prossimo secondo me, o Colombo è in rosa e rimarrà sempre in rosa, però che decidano di Colombo l'ultima settimana e lo mettano in campo senza aver deciso se cederlo o meno, alla logica tenderei a escluderlo. Allora, oggi signori è il secondo video, vi auguro ancora un buon Ferragosto, l'ultimo Ferragosto, l'ultima domenica prima, anzi l'ultimo martedì prima di buttarsi nel campionato e iniziare un'altra meravigliosa stagione di Milan, una stagione che ci aspettiamo ricca di emozioni, e il Milan emoziona sempre, su quel punto lì non ho dubbi. Buon Ferragosto, se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegrano.